Un ringraziamento al nostro cameraman Edoardo Pandolfo. Grazie Edoardo. Wow. Wow. Grazie a tutti. Buonasera. Signori, prima della benedizione del fuoco come rito tradizionale, l'ultimo step lo facciamo qui nel cortile con Upazziariel in memoria di Zi Riccardo e di tutti i nostri avi, ok? Grazie. Attenzione! Battaglio! Aritto Patrona Canuzza Raggiù! E stasera un gruppo di Riccard e le donne della Damorra ha organizzato una grande manifestazione! Ha organizzato Miesa la Cortina! O fuoco e Sant'Andù! Attenzione! Battaglio! Maggiù! E chi non resta stasera? Se avevo Sant'Andù e se avevo un bello bicchiere di vino buono! Voglio che mi allisciassero poco chi sto bastone! Vai, da là sotto, va! Signora buonasera, buonasera, oh signora buonasera, buonasera. Con tuo moglie di giarana, pulitana, mi sento un po' carocca, sagandì. Poi la nutta della giare, la nutta della giare, la nutta della ragazzi, non finisce qui. Buonasera a tutti e complimenti sempre per questa iniziativa che ormai insomma è tradizione del comune di Somma Vespiane, fa parte della tradizione sommese, quindi noi come amministrazione siamo sempre lieti di appoggiare e di sostenere queste iniziative, quello che è la storia di Somma Vespiane. Sì, Riccardo, Giacomo fanno parte della tradizione sommese e vanno sostenuti sempre. Grazie. Complimenti. Buonasera a tutti, come diceva giustamente l'assessore Verna, questa amministrazione ci tiene tanto a questa manifestazione, soprattutto alla Zi Carlo, perché è una tradizione, Riccardo, chiedo scusa, perché è una tradizione vecchissima, noi siamo vicini. Nel frattempo il
sindaco è ammalato e quindi stasera si scusa che non è stato qui con voi. Vi saluto a tutti quanti e vi auguro un buon proseguimento della serata. Grazie a tutti. Io ringrazio le prima io personalmente per la vicinanza che ho avuto dal comune, anche perché ci sono ancora altre 100 e queste cose qua non devono morire. Senza con poco non abbiamo fatto morire le tradizioni. Speriamo di fare sempre meglio, perché insomma abbiamo tante tradizioni, tante cose, e purtroppo se non facciamo si battaglia tutte le ore, come faceva mio padre, che da qua a casa è una storia vecchia questa qua, però ringraziamo a Dio, stiamo continuando ancora. Grazie a tutti e Riccardo. L'applauso più forte lo facciamo a mio padre. Oggi sono 10 anni che non c'è più. E lui questo ha detto, pure una vicenda mi per il cuore, io voglio che questa festa si fa sempre. Ringrazio pure tutti i paesani di Via Colle, le persone, le famiglie del cortile, la mia figlia che mi mandano sempre un ricordo. Sei emozionato, eh! Non sono abituato a parlare troppo. Comunque, poi facciamo così, chiudiamo con la benedizione che ci fa il parroco, che lo dico con il cuore. Finalmente abbiamo ritrovato il parroco. Ha sbagliato strada, stava un altro comune, è ritornato perché era di Lione Trieste. Bentornato a casa, bentornato a casa, Don Francesco. Sant'Antonio è la tamburra, Sant'Antonio è la festa, Sant'Antonio è soprattutto ritrovarci insieme come comunità. A lodare e ringraziare Dio perché abbiamo iniziato un altro anno, ma soprattutto a chiedere che benedica la nostra terra che oggi fa tanta fatica a portare frutti, che stanno parecchie vuote verso il lungo e il fumarolo. Non solo. quindi voglio dire, allora anche questo è segno di devozione e benedicendo il fuoco certamente chiedo al Signore per l'intercessione di Sant'Antonio di benedire anche le nostre terre. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Signore Dio Onnipotente, umilmente ti preghiamo di benedire questo fuoco che leghiamo all'onore e onore di Sant'Antonio Abate. Benedicendo questo fuoco, benedici le nostre terre, benedici le nostre famiglie, porta la pace, la serenità, la prosperità e la salute in tutte le famiglie. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Ah!
I'm gonna go to the
per le donne della Camorra. Grazie per la partecipazione, grazie davvero a tutti. Ora non mi voglio... Stai accarezzando la mamma. Sì, non mi voglio dilungare troppo con le parole, ma... Grazie. Ok, non mi voglio dilungare troppo con le parole, ma voglio presentare una nostra amica, una grande nostra amica che ci raggiunge da un po' lontano, da molto lontano. Un applauso veramente a Maura Tranci. Sono stata fortunata perché di solito dico Tronchi, Tranchi, Trance, insomma il mio cognome non lo indovina nessuno. Porta fortuna, sì. Allora, se lo dici tu, porta sicuramente fortuna. Buonasera Somma, buonasera, un applauso fortissimo per questa festa meravigliosa di Sant'Antonio che fa innamorare davvero tutto il mondo. Ovviamente noi abbiamo interrotto questa festa che già stava andando molto forte perché i miei amici hanno voluto onorarmi così con questo saluto ed io onoro tutti voi con questo meraviglioso saluto. Grazie per la presenza. Ma qui il cuore è vivo, si sente, ma che bella presenza. Allora io voglio sinceramente, visto che mi hai dato questa opportunità, voglio sinceramente ringraziarti per quello che tu fai, non solo per il popolo di Somma, ma per tutto il popolo della Camurriata in generale, perché tu la diffondi, tramandi delle tradizioni meravigliose e noi dobbiamo esserti grati per sempre. We are plastic free! Ah, via!
Thank you.
Thank you.
Yeah.